Buongiorno Ninja la tavola e benvenuti in un nuovo video e ovviamente benvenuti in una nuova challenge. Oggi sono tornato sul mio terreno da battaglia in compagnia di Mirko Paduin, che tutti voi conoscete come TikToker, quando in realtà è un semplice pizzaiolo, giusto Mirko? Giustissimo, questa è la mia pizzeria e questi sono i miei cartocci, ovviamente. Ma ad ogni modo Mirko, vuoi un attimo descrivermi questa pizzeria dove sono già stato ben 4 anni fa per fare una food challenge? Vi lascio il link in descrizione del video se volete vederlo. Sono passati ben 4 anni da quella volta, Thomas, in cui mangiasti ben 5 cartocci, 1,5 metri. Oggi abbiamo triplicato i cartocci, ne abbiamo ben 15. Però questa volta ci sarà anche il tuo stomaco a darmi man forte, no? Sì, ma il mio stomaco, Thomas, non è come il tuo. Cioè, io proverò a starti dietro, quindi metà mia e metà tua. Vediamo dove riesco ad arrivare. Ma dimmi una cosa, più o meno cosa pesa un cartoccio qui nella tua pizzeria che non abbiamo ancora menzionato? Come si chiama questa pizzeria? Pizzeria La Terrazza a Pieve di Soligo. Un cartoccio pesa ben 400 grammi e avendone qui 15 abbiamo quasi 6 kg di roba. Ora tu, Thomas, devi spiegarmi qual è il trucco per ingerire tutta questa quantità di cibo. Beh, naturalmente mangiarlo, ingerirlo, ma senza bere, perché più bevi più ti riempi lo stomaco. Quindi basta bere acqua frizzante. Oggi andrei a bere un po' di acqua naturale. Vabbè, Thomas, per te faccio anche questo. Per questa volta berrò acqua naturale. Per chi non lo sapesse, io sono un intenditore di acqua frizzante. E vedrai, Mirko, che non rimarrai deluso dall'acqua naturale di oggi. Sai perché? Perché? Perché useremo la speciale borraccia IRAP, che è in grado di aromatizzare l'acqua grazie alla percezione retronasale. Soprattutto ora che sono arrivate le vacanze estive e quest'anno ho deciso di bruciacchiare la mia pelle sotto il sole, però rimanendo idratato con IRAP. O meglio ancora, con la nuova scintillante bottiglia termica argento dei RAP, disponibile in due misure, la standard da 480 ml e la grande da 850. Entrambe in grado di mantenere la temperatura dell'acqua, so refreshing! Tutto questo a zero calorie e senza nessun additivo o sostanza chimica, visto che l'acqua prende sapore attraverso un pod aromatizzato in modo naturale dagli estratti della frutta e delle piante, ed è in grado di insaporire ben 5 litri di acqua prima di essere sostituito con le decine di gusti presenti nello store. E se volete proiettarvi nel giusto mood vacanziero, vi consiglio di provare il nuovo gusto Virgin Mojito, con il quale potrete trasformare ogni sorso di acqua in un aperitivo. Non vi resta quindi che acquistare i RAP direttamente dal link che trovate in descrizione, dove con il codice HungrySummer avrete il 10% di sconto su tutte le borracce e tutti i pod fino al 31 luglio. Cicin Scioca. Cicin Thomas. Alla salute. Buona! Comunque sai che mi aspettavo da buon veneto, viva gnocca, non hai tradotto o meglio finito il detto veneto. È stata l'emozione del momento tra acqua e cartocci, non ci ho più capito niente, scusate. Ascoltami Mirko, siccome i miei video durano sempre troppo, metto massimo un'ora e vediamo fino a dove riusciamo ad arrivare, va bene? Ci sto. E allora 3, 2, 1, timer partito. Comincia tu a tagliare la prima metà. Dai, vado io allora, vado con questo. Vai. Tu prendi i piatti gentilmente. Sì, eccoli qua. Grazie mille, va che servizietto. Questo che cos'ha? Me lo descrivi con un bel focus? Non so, in realtà li ho fatti un po' a caso. Questo dovrebbe avere peperoni e brie. E allora cin cin? Cin cin. Sciocca, viva gnocca. Viva gnocca. OMG, amazing! Me li ricordavo che erano buoni, eh? Non sono male. No, sono buoni. Io ho un po' l'ansia da prestazione perché davanti a tutte queste videocamere non sono abituato, lo sa. E non sono tante, Una, due e tre sotto là. Io col mio telefono di solito. Ma vai anche troppo veloce. No, ho fame. È uno squalo. Anche perché prima possiamo berci qualche birra relax e meno additare a casa. Sprizzettino, birretta. Qua fuori in terrazza. Va bene. Siamo pari, eh? Quasi. Il mio problema è che bevo tanto, quindi mi riempirò prima. E se no ti segno anche un'altra strategia. Vai. Devi buttare fuori l'aria. Ma tu hai il tubo dritto. Io no. Sarà dura, Thomas. No, è molle.
Arrivo, eh. Oh, va che senti il sito però. Va che robetta. No. Tutto il perlinato qua, quel tramonto là. Ma le luci, i sassi. L'escort dietro la telecamera. Più tardi, eh. Sarò troppo pieno però, mi sa, per fare qualsiasi cosa. E uno è andato, Mirko! Andiamo al secondo. Ah, devi fare il TikTok? Certo. Che miseria, che do scatole. Vabbè, tanto mangio. Il primo cartoccio è andato, mancano altri 14. Com'è? È molto buono, è amazing! Amazing. Ah, un telefono, due minuti, fatto il video su TikTok. Ne hai beccato un altro con i peperoni, però. È la metà di prima, no? Come fai a buttarlo giù così? Sai più che altro cosa? Non sembrano neanche 6 kg, invece. No, no, beh. Sono 15, eh. Pesati, pesati. Pesati. Ho già caldo. Io non ho paura, ma comunque è prosciutto questo anche, eh? Sì, sì, prosciutto e peperoni. A differenza di prima. Vaga robetta, vaga robetta. Para, guarda il focus. Oh mio Dio. Sei uno, porca miseria. Il mio problema è la velocità. Anche la mia, non sono veloce io. Vabbè. È meglio che torno a fare recensioni di acqua frizzante. Wow. Dai, che scende. Tanto io taglio, eh. Basta che non seguo i peperoni anche questo. Allora, sai che i peperoni li mangio io, no? Questo c'ha il succato o la zucchina in italiano. E mozzarella, ovviamente. Buono è questo, eh. Semplice, genuino. Lascio la punta, perché sennò... Questo va giù un po' meglio. Eh sì, questo la zucchina scende molto bene. Ma sai che comunque fa la differenza il grana sopra, spolverato? Gli dà il tocco di croccantezza. Ma veramente, sì, eh? Sì, sì. Forse manca un po' di pomodoro per tociarlo. Però se toci un super biscotto, cosa succede? Che riempi lo stomaco con il pomodoro, quindi... Ma il problema è qua. Faccio fatica. Fra poco ti lascio giocare il jolly dell'acqua frizzante. Meno male. Arriviamo a metà proprio prima. Sì. Nel frattempo giro ancora TikTok. Sono in difficoltà, Thomas. Vabbè, sarà in difficoltà tipo qua. Ne taglio un altro intanto io. Oh, funghi e... E salamino. Salamino! Houston, abbiamo un problema. O meglio, due problemi. Meno male c'è iRap che mi aiuta un po'. Vediamo se riesco a farti lavorare con iRap nei prossimi video. Guarda, iRap frizzante secondo me spacca di brutto. Chiamo sta promozione, sto parotoso. Oh, ma chi te l'avrebbe mai detto, Mirko, 4 anni fa, quando sono venuto a registrare la Food Challenge, che ci saremmo ritrovati qui a mangiare cartocci in compagnia? È incredibile, cioè. Chi l'avrebbe mai detto che io sarei finito a mangiare insetti e bere acqua frizzante su TikTok? Porca vacca, boh. E sì che eri un umile imprenditore con la tua pizzeria. E lo sono ancora. Boia. A quanti sono? Non so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Abbiamo mangiato solo 4, neanche. È incredibile. E tu non bevi mai? Capita, capita. Hey, rap, devi farla fare a me da sponsor, perché io bevo, lui non beve mai. Ah, ecco, adesso bevi. Non mangerò per 3 giorni, sono distrutto. La stai facendo tragica, dai. È solo ansia da prestazione. Di solito mangio molto di più. Tanto io taglio il prossimo. Questo ha prosciutto e funghi. Eccolo qua. Si può ruttare. Devi ruttare. Parlo lì. Sai che è classico? Classico. Mai comunque, eh? Mm-hmm. Per chi si chiedesse che cos'è, è una pizza arrotolata. Cartoccio è il nome che gli abbiamo dato noi. Giusto per farlo capire anche i napoletani. Lascia stare i napoletani. Con i romani abbiamo avuto un problema. Abbiamo già avuto un problema con i romani. Mm. Mi sto prendendo tempo, Mirko, eh? Vai tranquillo. Prima morsa di questi 2,5 kg di carbonara con l'insetti challenge. Speriamo oggi che con la pizza i napoletani siano contenti. Speriamo. Speriamo. Ci stava anche una bella carbonara in mezzo qua. Non per scherzo. In più oggi fuori saranno più o meno 38 gradi e qui si fatica. Tutto così. Sei già lì e io ancora pezzi. Momento video, scusate. Lui sarà 4 cartocci, io sarò 1,5, 2, non lo so. Mi sta battendo in velocità, la velocità è il mio problema. Facciamo anche una live su TikTok nel frattempo, giusto per spoilerare un po'. Non so dopo cosa vuoi fare ancora. Basta. Fuori qua mettiamo il mercato, listiamo tutto. Si può morire nei video? No, non si può.
No, ne abbiamo 10 ancora. Un terzo è andato, tanta roba, un terzo, Ne hai 10. Sono passati solo 14 minuti. Beh, guarda. Preparo la tavola meglio, così sembrano ancora di più. Oh, allestimento, guarda. Guarda che professionalità. Oh mio Dio, amazing. Ah no, beh, aspetta, questo è tuo. Sono simmetrico. Simmetria prima di tutto. Pardon me. Maria. Parti più live. Siamo in live su TikTok. Non ancora. Ma Dio santo, ma la produzione qua dietro com'è messa? Il regista qua? Sono poco efficienti perché col caldo le macchine sono un po' spompate. Un altro con la zucchina? Io non so. Madonna santa. Ma sono le fibre. Siamo in live anche. È un multitasking qua, è un multiverso. Non ci capisco più niente. È un carb coma completo. L'importante è non mollare, dai. Non molliamo mai. Un morsettino alla volta. Esatto, un buco a mio, un buco al cam. Scusate signori di YouTube, piccola interruzione. Siamo in live con Thomas e stiamo mangiando ben 15 pizze arrotolate. Non risponderò alle vostre domande perché stiamo anche girando un video su YouTube. Limitatevi a guardare quello che stiamo facendo, cioè... E ti, tasi e magna. Esatto. Siete dei grandi. Grazie. 1,68. 1,73. Grandi fin là. Io arranco, ragazzi. No, amico, no! Però ho un jolly da giocare dopo. Tieni comunque jolly a portata di mano, non sprecarli. Ho sempre i jolly pronti io, non preoccuparti. Al momento ho 3 jolly, non si sa mai. Tanto questo per te, lo metto qua. No, giusto per non fare differenze. Tanto io prendo questo. Vai, vai. Questo, vediamo che cos'ha. Oh, peperoni e salamino. Salamino piccante. Io devo abbandonare i pezzi perché... Troppo, Thomas, troppo. Cioè, mi sto finendo tutto l'air up io. Non funziona. Eccola. Questo è un rumore da tubo intasato, questo, eh. Nudo caldo, eh. È stato un parto. Meno male che non puzzano, sennò sarebbero già usciti i cartocci. Che è l'obiettivo? Pardon, Jun? Che cos'è l'obiettivo live? Le donazioni, come YouTube, le live. Però sai che c'è il tasto super grazie? E mettilo. E allora se adesso c'è magari in collegamento un miliardario, se non sei miliardario, sganciate qua un 500 euro per sto video, no? Basta anche milionario, eh. Hanno detto Thomas ti amo in live, eh. È una donna o un uomo? Caspita. No, è un uomo. Vabbè, non importa, non importa, non importa. Ci siamo aperti solo ad oggi, a nuove esperienze, anche no. 15 cartocci, non ce la fa nessuno qua. Stiamo tentando una challenge e io sto crollando letteralmente. Madonna! Cosa hai preso? Praticamente il pizzico sulla lingua. Oh. E l'ho battuto su un dente. Oh. Non dirmi così. Cosa serve il piercing sulla lingua nel 2023? Chiedo a tutte quante le donzelle con cui vado a letto. Tra l'altro saluto una mia amica che mi ha detto di salutarla proprio in questi giorni. Si chiama Jessica, che vorrebbe avere un'ebbrezza con il sottoscritto. Un'ebbrezza marina, ora che arriva l'estate. Un'ebbrezza marina, va bene. Salutiamo Jessica. Ciao Jessica, quando vuoi venimi a trovare, ti lascio l'indirizzo. E speriamo di riuscire a concludere almeno con te, perché qui non batto chiodo un bel pezzo. Stiamo mangiando delle pizze arrotolate. Sì, ma io capisco, ma è la terza volta che lo chiede sto tipo. Ma ho rintronato? No, ma sono tipi sempre nuovi, perché su TikTok arriva sempre gente nuova. TikTok è come, diciamo, una... È come una... casa di scambismo, diciamo. Esatto, esatto, esatto. Siete fame chimica? Io no. Parmi. Thomas, a quanto sei? Non lo so. Qualcuno ha tenuto il conto qua? Scortellino non ha tenuto conto, no? Nessuno. Io sono a tantissimi pezzi che devo ancora mangiare. Sto facendo il montaglietto come le formichine, metti via per l'inverno. Una formichine. Una donna! Cosa vuole la donna? Thomas ti amo. Ma nessuno ama me? Grazie, grazie. Ma Thomas, posso giocare il bonus? Certo, puoi giocare. Quanto è passato? Cazzo, sono passati solo 19 minuti. Aspetto. No, giocalo, dai. Allora. Scusami. Sei un porco. Allora, io ho un bonus. Uno a lei. Oh, grazie. No, scusa, no, aspetta, se lo vediamo io facciamo vedere a chi lo hai dato. Ok. Questa sarebbe la regista, giusto? La... Sì, più o meno. Regista, amorosa, sì. Segretaria, tutto. Tutto fare, tutto fare. Poi ho altri due stomaci. No, no, altri due stomaci, non vale così. Intanto si è giocato sto gioco. Ok, scusa, scusa, scusa. Adesso così. Scusa, scusa. Manca 40 minuti. Oddio, sto morendo. Ma non ti succede mai? Oddio, un attimo. Cioè che anche se mangi una cosa grande così, non va giù. È successo, nel caso sai cosa faccio. Mi fermo, mi spiro un attimo e riprendo. Ok, ok.
Thomas, potresti aprire una scuola? No, perché dopo criticano che non fa bene. Scherzavo. Mi prendo un'altra metà comunque. Col... Non lo so. Non importa, ormai... Stiamo facendo una challenge dove mangiamo 15 pizze arrotolate. Perso una caloria. Dov'è la Brio Rossa? Qui? Dov'è la Brio Rossa? Scusate amici di YouTube, questa... è qua la Brio Rossa. Tranquilli. Io Thomas non so, mi sto perdendo. Non so se finirne uno o cominciarne un altro. In realtà questo è il tuo, eh? Ma questo è mio? Sì, è morso. Ma perché questo è qua? Non lo so. Non importa. Non importa. Chi va piano va sano e va lontano. Thomas, se ti vede darmi la zarina su Wild. Direi. Stai sforando la dieta. Ma porca miseria, ti vado nel fucciaggio che ho fatto con lui. Ah, qua. Però. E sono ingrassato ultimamente. Beh. Io non so veramente cosa fare per sconfiggere. Ne abbiamo 6 comunque, dai. Ne hai 6. Ti passo anche la rotella. Siete una bella coppia comunque. In che senso? Non lo so. Vi ringrazio. Oddio. Non potrò mai fare le sfide, quelle che fanno in America con gli hot dog. Mi riempio subito, cioè ne mangio due. Ma non so, sai, devi provare magari con gli hot dog, sei forte appunto. Prova a mangiare qualche hot dog. Proveremo. Qua mi salutano, c'è chi ha mandato una rosa. Grazie per le rose. Ma ci sono anche i marocchini che passano con le rose su TikTok. È Rosario che porta le rose. Ma che roba è? Non so, cioè... Non so, non faccio mai live, è giusto per l'occasione. Passami il tuo telefono, che giriamo anche il TikTok. Beh, quanto è passato? Sono passati 25 minuti. Thomas mi sta letteralmente distruggendo. Questi sono i miei avanzi. Ok? E ne restano 5 e mezzo che io non mangerò. Il problema è che sul mio piatto ce ne sono 2. Guarda, fai così. E così fai dentro la telecamera, ci vedi. È vero. Ok. No, ma facendo così però lo buttiamo fuori di schema. No, allora scegli tu. Questo è più piccolino però, vedi? Perché? Perché la botte piccola. C'è il vino buono. Esatto. Sempre. Ragno porta guadagno. Ricordati. Ah sì? Sì. No, ma i ragni ogni tanto spuntano però. Invece di parlare mangia. Non ce la faccio più. Meno male che qualcuno su TikTok è ragionevole. C'è anche quella telecamera, eh? Ciao. Ma l'hai vista ora? Ma mi ero dimenticato un po' laggiù nei tuoi meandri. Ma che colori ho tirato su sto giro? Anche il retro fa la sua, eh? Anche i soggetti fanno la loro. Io, e specialmente il retro. Ma sei in un scarico proprio? Qui è grave la situazione. Comunque ascolta. Dimmi. Mi gioco un jolly anch'io. Ok. Siccome sto morendo al caldo. Nudo. Nudo. Abbiamo Thomas Angry nudo. Oh. Proseguiamo. Ancora. Ancora. Su TikTok non capiscono mai cosa stiamo facendo. Cioè non so, ogni secondo chiedono. Sono esigenti. Voi su YouTube siete molto più tranquilli. Guarda, però stai zitto un secondo. Parla nessuno, eh. È vero? Bravi ragazzi, bravi ragazzi. Bravi. Stiamo mangiando 15 pizze arrotolate, io e Thomas. Lui tante, io un po' meno. Sono rimasti al che hai detto che sei siciliano. Non è che pensano che sia siciliano. D'altronde dall'accento si capisce che sono di giù. Infatti non sono abituato a mangiare questi, mangio solo gli arancini o le arancine. Comunque io sto parlando perché non ce la faccio più. A 50.000 like... Non lo so. Faremo un 3-7, perché mangiare basta. Facciamo una gara in palestra di panca piana. Chiedono come vi chiamate per potervi seguire. Come ci chiamiamo? Faccio un esempio. Mirko. Thomas. Ehi, tutto bene? Sì, tutto a posto. Ma non hai freddo così? Ma sai che un po' si è abbassata la temperatura, sinceramente. Se vuoi ti do una maglietta che creo io. Dov'è sta maglietta? Aspetta. Ah, i TikToker fanno così? Eh sì, io faccio comparire le cose. Ah, perché questo sarebbe, diciamo, praticamente il tuo merchandising. Il mio nuovo marchio. Bene, molto bene, signori miei. Allora abbiamo presentato la terrazza, abbiamo presentato il TikToker, il merchandising. Qua io alzo la fattura. I cartocci. I rap, cioè, cos'è? Cos'è? Dai, commentate sotto. Ma che marchetta? È tutta una marchetta. Tutta una marchetta, tutta una... Il fatto è che nessun ciapaschei qua alla fine. Esatto, siamo tutti poveri. Solo te, vabbè. Io sono qui a livello a titolo gratuito, eh. Mi fai bere l'acqua naturale, che per carità è buonissima questa così. Prendi la frizzante. Posso metterla dentro ai rap? Certo. Adesso lo proviamo con l'acqua frizzante. Mi serve l'acqua frizzante. Così facciamo vedere anche il funzionamento di questa borraccia.
La carichiamo di Brio Rossa, l'acqua più frizzante d'Italia. Secondo me esplode. Secondo me esplode, vero? Perché chiedono rame? Le rame sono un mio marchio. E comunque, oh, amico, guarda che qua stai facendo cassa. No, io sto facendo cassa. Ne vuoi uno? Beh. Posso giocare? Mi gioco il secondo stomaco. Scusate. Proviamo l'acqua frizzante. Buona. Acqua frizzante ai rap è una marcia in più. Pronto, arriva. Il ruto arriva quando meno te l'aspetti. Esatto. E devono stare lì a guardare. Certo, dovete stare lì in live e guardare. Vediamo se Thomas riuscirà a finire queste 15 pizze. Io credo di sì. Anzi, credo di no. Perché ve lo dico dopo. Io non sono mai stato così pieno nella mia vita. Posso fare una cosa che non ho mai fatto? Li hai tagliati tutti te. Ne taglio uno io. Ah, sì. Thomas, salutare Justin. Chiedono se puoi salutare Justin Bieber. Ciao Justin Bieber. Abbiamo Justin Bieber in live. I TikToker famosi. Ha lasciato una roba. Se la porto a casa la do alla mia mamma Amazing. Ah. Sperando non si appassisca nel viaggio di ritorno. Col caldo che fa. Oddio. Guarda, la potenza. A quanto sei? Non sai. Fai i conti. Ne ho mangiato mezzo per ciascuno. Inizia a essere calda, Abbiamo Thomas in difficoltà, ragazzi. Un po' per colpa mia, che non sto adempiendo ai miei doveri. Ecco, voi non lo sapete, a me qui se è stato a digiuno non ha mai bevuto acqua tutto il giorno. E questo è peggio perché ti schiura lo stomaco. Ringraziate Nicola che ha mandato 11 rose. Grazie Nicola per le 11 rose. Abbiamo un mazzo di rose intero. Posso giocarmi altri due stomaci? No. Sono io. Anzi, una me la prendo molto molto. Ho uno stomaco in più. Qua succede di tutto in questo video. Io lo so, il problema è che dovrò montarlo io. Gente che va, gente che viene. Sì. Cosa devi tirare? Sì, salamino piccante. Cosa sta succedendo qui? Sì, stiamo girando un video. Faccia pure, le ha detto. In basso c'è un cartone di salamino piccante. Posso dire anche io qualcosa, signore? Prossima volta. Io sono pieno, Thomas. Ti ho sentito anch'io, Arrivederci. Grazie. Oddio, io sono arrivato, non c'era. Grazie. Possiamo continuare? A posto. È il bello della diretta, dai. Io potrei giocarmi un altro stomaco. Stomaco numero 4. Ecco qui. E un altro cartoccio se ne va. Praticamente sto facendo solo fatica io qui. Beh, no. Io sto facendo tanta fatica, te lo dico. Siamo nella mia pizzeria e stiamo facendo una challenge con Thomas Hungry dove mangiamo 15 pizze arrotolate. 15 più 18, quanto fa? Coglione! Questo te lo mangi tu? Porca miseria, no. Dai. Che poi questo ha una forma strana, sembra un stronzo. È venuto fuori più piccolino. Ah, questo è il tonno! A me gusto ci sta. Io sto abbandonando il mio corpo. È il momento di girare un TikTok. Aggiornamento cartocci, saranno passati 20 minuti. Ne resta uno e mezzo, più questi sono i miei avanzi. E io non ce la faccio più. Non ho mai mangiato così tanto. Io sono solo spaventato perché poi devo montare io sto video. Che a 50.000 like facciamo una sfida di panca piana. Sono intasato. Sei intasato? A chi lo dici? Perché mi fai fare queste cose? Perché l'idea è stata tua. Lo sai, sto contando praticamente, mangiandone mezzo, ne ho mangiati 7 e mezzo, 3 kg di roba solo. Sei scarso, Thomas? Con me erano di più di 6 kg di roba. No. Saluti a Barbisano. To, Barbisano, to. Una sì. Scorreggia per Barbisano. È incredibile comunque come ci stiamo accasciando sempre di più. E le scorregge sono rimaste le stesse dall'inizio alla fine. 5 minuti. Qual è la sfida dove hai mangiato di più? 5 kg di lasagna. Ma la lasagna è più semplice. Questo è solo impasto, bella dura. Si può vomitare su YouTube? Cosa, arriviamo all'ultimo? Ok. Ma lo mangi tutto te. Io mangio una puntina qua. Lo tagli tu o lo taglio io? Perfetto, questo. Ah, scusa, non mi ero accorto che avevi ancora quello. Me la faccio dopo fuori. Non mangiatene così tanta. Due cartocci e mezzo me lo mangiamo. No, dai, non so. Io facevo presto vedere, guarda. Abbiamo quasi mezzo. Non tirarli fuori. Ne abbiamo due qua. Ok. Praticamente due. Quindi due. Ma questi devi ancora mangiarli? Quindi 7 e mezzo, meno 3 e mezzo. Non lo so. Diteci quanti cartocci abbiamo mangiato a testa. C'è la domanda del secolo. C'è la domanda del secolo. Come fai a mangiare così tanto e rimanere snello? Tante scorregge. Ma adesso non vengono. Adesso non c'è.
Vogliono i rutti. Sì, se io rutto esce altro però. Il mio corpo sta andando da un altro posto. Abbiamo l'ultimo dei 15 cartocci e questo è il cartoccio bonus, signori. Nessuno sa cosa ho messo dentro. Nessuno, nessuno, neanche tu. Qui c'è una cosa particolare, Thomas. Falla vedere senza guardare. Va bene. Ok. Boh, io vedo solo nero qui. Io la faccio vedere in live qui. Sono le alici? Cosa sono? Le alici di terra sono. Sono quelli che stanno. È un verme. Però era più per fare uno scherzo. Cioè. È uno scherzo ma riuscito, sinceramente. Oh mio Dio. Cioè, guardate che schifo. Amazing. È un mosso per ciascuno. Via. Cartoccio con gli insetti. Questo lo do al mio cane, mi sa. Che schifo. Ma perché? Perché? Si stava tanto bene. È vero, mamma mia. Vabbè, scusa, amico, questi qua, gli diamo i tuoi stomaci. Sì, sì, sì. E proseguiamo. Ancora? Mi rifate la bocca! E fatela con AirUp la bocca! Limone, buonissimo. E c'è la fragola. Non sono amantissimo della fragola, eh. Momento TikTok. Madonna, questo TikTok! Ancora! Aggiornamento. C'è stato il cartoccio finale con gli insetti che abbiamo solo assaggiato perché è una cosa obbrobriosa. Questa è una larvetta. Thomas però sta mangiando anche i miei. Cioè, ragazzi, Thomas sta mangiando anche i miei avanzi. Il video YouTube, nel TikTok, nella live. 4 minuti. Dai, 5 minuti, Mirko. Pretendo che tu ne mangia, non dico mezzo, ma un quarto. Ma tu sei fuori? Cioè, io posso addentarlo, ma... Oh mio Dio. Ma io vedo sta larva qua per gli amici delle telecamere C. Esatto, esatto. Qua. Una bella mostra. Sì. Thomas, io ufficialmente mi ritiro. Thomas, io ti faccio i miei complimenti perché tanto questi li facciamo fuori dopo. Cosa c'è in questa pizza? Scarafagli. Le larve. Gli insetti è l'unica così però. C'erano 15 cartocci. È dura? È dura, ma dobbiamo almeno finire questo qua. Sì, un minuto e 45. Ma sai questo minuto e 45 che palle di tarlo alla fine? Taglia. Ah, come tante volte mi dicono, quanto fatica a mangiare, è più figa editare il video, eh. Per te sì, per la gente normale come noi, no. Erano buoni almeno? Erano buonissimi. Ma comunque ricapitolando, insieme ne abbiamo mangiati esattamente 12, eh. Ora, 1, 2, 3, 12. È finito il tempo. Finalmente è finito il tempo, lo stoppiamo. Che liberazione. In ogni caso, amico mio, ti ringrazio per avermi ospitato qui alla terrazza, nella tua pizzeria, avermi fatto riprovare questi cartocci che sono stati veramente una squisitezza, a parte il quindicesimo che aveva quelle maledette larve da miele che non so cosa siano. Amici in live, noi siamo ancora in live però. Adesso sono pochi, perché non li cagate? Perché non condividete? Ma che cazzo voglio, sto facendo un video su YouTube, non è che stiamo qua a parlare. Non è che siamo qui a pettinare le bambole noi, adesso se urliamo un po' vedi come la gente sale. Adesso mi incazzo, no? Allora, Stay fit, stay hungry e vai mona.